Fanciulli, buongiorno. Allora, eccomi, mi sono messa direttamente con la videocamera a farvi appunto il pezzo di vlog. Io mi sto prendendo una tisanina, tra l'altro con questa tazza bellissima che mi ha regalato mia mamma. Stamattina mi sono svegliata praticamente quando si è svegliato Marco, perché lui è andato a lavoro e io stamattina in realtà avevo preso il giorno libero, però poi si è rivelato che non dovevo fare quello che dovevo fare. Comunque sia, sfrutterò, ecco, questa giornata assolutamente, nonostante la giornata grigia. Stamattina appunto mi sono svegliata presto perché volevo fare assolutamente, aiuto, almeno una lavatrice. Allora, fanciulli, niente, mi sono resa un attimo un po' più presentabile perché con i codini indietro, gli occhiali, vi giuro che non mi vedevo dalla videocamera, cioè non ce la potevo fare. E niente, perdonate la luce, ma è quella che è oggi purtroppo a Milano. Ah sì, a Milano, buonanotte. Qua a Monza c'è una luce pessima perché appunto è grigio, dovrebbe iniziare a piovere, insomma. E niente, io volevo approfittarne appunto per registrarvi un vlog perché appunto sono a casa, per raccontarvi un po' tutto quello che è successo in quest'ultimo periodo, perché appunto io mi sono fermata in generale a montarvi video. Questo video qua lo vedrete penso martedì 10 maggio, perché cerco di montarlo oggi stesso così perché potervelo caricare domani. Oggi è il 9 di maggio. Non so neanche bene da dove partire, non so neanche se farò bene a raccontarlo in generale o condividere anche questa cosa qua in generale sul web, però sono arrivata ad un punto in cui forse ho sempre considerato, diciamo, il mio canale una sorta di valvola di sfogo, una sorta di, sì, di diario di bordo principalmente, un modo in cui creare contenuti un po' come volevo io, senza regole dettate da altre persone. A parte magari le aziende, eccetera, però tendenzialmente sono sempre stata molto libera di poter caricare quello che volevo perché è uno spazio mio personale. E chi mi segue su Instagram già lo sa, insomma, però insomma, ho meditato tanto perché vi giuro che non sapevo se condividere questa cosa. Però sicuramente può essere d'aiuto a me in questo periodo della mia vita, e in più, cioè, magari soprattutto fare vlog di quotidianità. Nascondendo questa cosa, cioè omettendo sempre, sarebbe stato poi verso la fine un po' impossibile, secondo me. E alla fine ho pensato, ho detto, boh, magari questa cosa può essere anche utile per chi, come me, in questo momento da figlia sta passando una cosa del genere, o magari lo sta passando in prima persona. Non lo so, spero di non pentirmene, insomma, di condividere questa cosa, ma non penso, anche perché non è che adesso vi racconterò vita, morte e miracoli nel dettaglio preciso, però perlomeno a grandi linee volevo raccontarvi un pochettino quello che è successo a me e alla mia famiglia, insomma. Parto col dirvi che inizio prima a dirvi che cosa è successo, insomma. È successo che a mia mamma è stato diagnosticato un carcinoma mammario duttale infiltrante. E fin qua l'ho detto. In quest'ultimo periodo, insomma, io infatti ho messo tantissime cose, ho provato anche a fare dei vlog nel mese di aprile, però i vlog sono venuti bruttissimi, non so mai, se, non so, non penso che li caricherò mai. E va bene così, insomma, perché non riuscivo ad essere serena a pubblicare un vlog come magari lo posso essere in questo momento, no? Anche se lo sono relativamente, però forse sono anche molto più consapevole della situazione. Però partirò dalle origini. Mia mamma da quando ha praticamente 50 anni, lei ad oggi ne ha 64, ne ha fatti 64 il 18 di aprile, ha sempre fatto controlli, ok? Per prevenzione, come si dice, ha sempre fatto mammografie, ecografie, alla mammella. L'ultimo controllo l'aveva fatto a ottobre 2021. Aveva fatto un eco che aveva rimandato sempre un po' a causa del Covid. Aveva fatto questa eco post mammografia, non mi ricordo quando l'ha fatta la mammografia, nel 2021 però l'aveva fatta, molto in ritardo a causa appunto del Covid. E a febbraio di quest'anno lei ha rifatto un'altra mammografia. Poco prima di fare questa mammografia le è spuntato un nodulo al seno. E fatto sta che ovviamente dalla mammografia è risultato, e sto parlando di febbraio, è risultato molto
strano, insomma, perché lei ha sempre avuto questa sorta di microcisti che però non si sono mai mosse, cioè sono sempre rimaste lì ferme, immobili. E niente, appunto, in questo ultimo periodo si sentiva questo nodulo e quindi niente, dopo la mammografia ha fatto l'ecografia. Il punto è che a marzo tutti noi abbiamo avuto il Covid, quindi a causa del Covid l'ecografia è stata rimandata. Poi mia mamma è stata anche male, quindi chi mi segue, soprattutto magari anche su Instagram, eccetera, prima di avere il Covid, mia madre è stata male, cioè nel periodo in cui io mi sono positivizzata, è stata portata in ambulanza, insomma, è successo un casino, ha avuto una sorta di gastroenterite veramente, veramente forte, 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 che stava praticamente perdendo i sensi in casa e quindi ho dovuto chiamare l'ambulanza. Passa il Covid. Ai primi siamo verso la prima settimana di aprile più o meno, prima, seconda, diciamo così, e mia mamma fa l'eco. Dall'ecografia mammaria viene fuori che appunto deve fare un ago aspirato perché appare una cosa particolarmente strana, cioè è un sospetto di cisti, però comunque sia sempre meglio fare un ago aspirato, no? In questi casi qua. Fortunatamente tramite appunto cioè un'amica infermiera di mia mamma, mia mamma riesce a prendere appunto l'appuntamento a Milano e niente, insomma, fa questa visita senologica. Il giorno stesso in cui fa la visita senologica le fanno l'ago aspirato, perché la senologa dice che non. Cioè, è una cosa che non le piace praticamente e che assolutamente è da vedere subito, immediatamente. Quindi il giorno stesso in cui lei fa la prima visita senologica, le fanno l'ago aspirato. Praticamente mia mamma fa l'ago aspirato il 12 aprile, ok? Vi faccio un attimo una cronologia perché anche io ho dovuto fare un attimo mente locale di tutto quello che è successo. Passano le vacanze, diciamo così, di Pasqua. Praticamente il giorno successivo al 12, quindi mercoledì 13 aprile, mia mamma riceve appunto questa telefonata dalla direttrice dicendole che il giovedì seguente le avrebbero dato i risultati. Le avrebbero dato i risultati con appunto, e poi le avrebbero dato la cura. Già detta così a me puzzava, cioè dopo neanche un giorno mi dici una cosa del genere. A me puzzava proprio. Passa Pasqua, io passo tutta la settimana praticamente dal 18 al 22 di aprile a casa dei miei genitori perché Marco scende giù per Pasqua, si è fatto praticamente una settimana giù da lui, insomma. Io comunque continuo a lavorare, riprendo a lavorare dopo il 18 e giovedì 21 pomeriggio ero a lavoro e mia mamma riceve la notizia. Riceve la notizia che ha un tumore al seno, io faccio vedere i referti a un chirurgo con cui lavoro e che mi spiega un attimino un po' razionalizzando le cose perché ero un attimo andata fuori, se devo essere sincera. E tra l'altro è una persona che ringrazierò sempre perché in quel momento razionalizzandomi, spiegandomi le cose in maniera semplice mi ha fatto praticamente capire perché un conto è leggere un referto istologico così a nudo e non ero neanche lì, quindi mia mamma non ha neanche fatto domande, talmente era scioccata che sono stata contenta insomma di aver fatto di aver insomma chiesto a questo chirurgo. Il giorno dopo facciamo la prima visita oncologica e ovviamente essendo appunto un carcinoma mammario triplo negativo, insomma, secondo i loro protocolli, mia mamma avrebbe dovuto appunto iniziare prima la chemio, con due cicli, quindi un primo ciclo con due farmaci, una combo di due farmaci e poi un ulteriore ciclo. Però prima di questo, ovviamente, mia mamma, ha dovuto fare una TAC Total Body che ha fatto appunto il 26 di aprile. Il 29 di aprile abbiamo avuto tutti i referti, quindi mia mamma altrove era pulita, per fortuna, quindi era veramente, cioè è un tumore ad uno stadio iniziale, però essendo invasivo, essendo molto aggressivo, cresce molto ma molto rapidamente. Cos'è successo? Abbiamo aspettato ancora finché siamo arrivati alla prima settimana di maggio e io ho detto, ma chissà quando che la chiameranno per iniziare questa chemio, quando ci spiegheranno qualcosa in più, perché un conto è a parole, poi un conto è proprio vedere in pratica che cosa succede, no? Praticamente il 5 maggio io ero a lavoro,
Ero nel bel mezzo dei test da sforzo, vi giuro, perché era pomeriggio e ricevo 5 chiamate. 5 chiamate da un numero fisso che ho immaginato fosse l'ospedale, perché comunque sì, avevo lasciato il mio numero di telefono, no? E niente, praticamente ci chiamano perché dicono che il venerdì 6 maggio mia mamma sarebbe dovuta andare appunto in day hospital oncologico a fare un ricovero e che l'avrebbero messo o il portacato o il PIC, quindi dei dispositivi insomma per dei dispositivi un po' più sicuri invece dell'accesso periferico con l'agocanula per fare la chemio e che poi il 9 maggio, quindi oggi, avrebbe dovuto iniziare la chemio. Vi ho cercato di raccontare in maniera cronologica le cose, ovviamente, e poi a parte vi racconterò le cose burocratiche. Niente, cosa è successo? Praticamente il venerdì, appunto 6 maggio, andiamo in ospedale, mia mamma fa questo ricovero in day hospital oncologico, ha fatto altri esami, ha fatto l'ecocardio che le mancava, quindi siamo andati in cardiologia a fare l'ecocardio, dopo l'ecocardio siamo tornati su, l'oncologa, gentilissima, vi giuro, c'è una dottoressa che, non lo so, io per fare quel lavoro, secondo me... Cioè, a parte che bisogna avere una forza d'animo, boh, incredibile, perché probabilmente io in generale questi reparti qui, l'oncologia, il day hospital oncologico, sono sempre stati dei reparti che mi hanno sempre messo molta angoscia. Infatti a star lì veramente è stato terribile per me, e vi parlo da figlia, da caregiver, non vi sto parlando da professionista, da infermiera, perché in questo momento qui io sono comunque anche figlia, ok? Non sono solamente infermiera. Fatto sta che alla fine della fiera è venuto fuori che quel giorno lì lei non poteva mettere il portacat, perché alla fine si è optato per metterle il portacat e non il PIC. Però, dato che comunque sia, le avevano preso un accesso venoso perché ci avevano detto che mia madre appunto sarebbe dovuta essere a digiuno quel giorno perché appunto avrebbe dovuto mettere uno di questi due dispositivi, lei era a digiuno, l'avevano già incanulata, l'avevano preso una venina qua sulla mano sinistra e quindi alla fine della fiera hanno optato, cioè ci hanno spiegato un pochettino tutto l'itera, ha fatto un'altra visita oncologica e poi l'oncologa ha deciso di iniziarle subito la chemio. Perché ha detto giustamente siamo già qua, tanto vale che inizi già la chemio così evitiamo lunedì. Cioè evitiamo che arrivi fino a lunedì, scusatemi. E niente, quindi appunto mia mamma ha iniziato, è durato circa sulle 2 ore e mezza, tipo una cosa del genere. Nel frattempo lei mi ha dato un po' di scartoffie, sono dovuta andare in farmacia a prendere alcune cose, mi ha spiegato un pochettino quello che ovviamente poi nei giorni successivi mia madre... avrebbe dovuto tecnicamente avere, che già sta avendo in realtà, e un po' tutto l'iter. Praticamente lei deve fare questa prima seduta, insomma, di chemio, caratterizzata da 4 cicli ogni 21 giorni. Ho fatto un breve calcolo, tecnicamente per questa prima tranche, diciamo così, dovrebbe finire a luglio. Dopo quella c'è un'altra tranche, per altre 12 settimane, una volta a settimana. E poi dopo si valuterà, insomma, se, cioè, quando operarla, come operarla, adesso non lo so perché mi hanno detto, cioè, mi ha palesemente detto l'oncologa, non voglio mettere troppa carne al fuoco perché sennò poi dopo, cioè, sono troppe informazioni che poi magari vi dimenticate pure, no? E bisogna anche vedere come reagisce mia mamma, come reagisce il suo corpo, se tanto il tumore tecnicamente si dovrebbe comunque ridurre proprio di volume, perché purtroppo quello che ha proprio alla mammella è grande per essere operato e in questo momento operarla sarebbe troppo 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 invasivo, ok? Quindi penso che siano dei protocolli che loro seguono in base anche all'età della persona, penso. E quindi niente, fatto sta che appunto a fine maggio avrà un altro ciclo, il secondo ciclo, ma il giorno prima di fare il secondo ciclo le impianteranno appunto il portacat. E da una parte vi dico che cioè un po' mi rasserena, cioè nel senso... tra portacat e PIC io opto per una vita un po' più normale per evitare di fare sempre medicazioni ogni 7 giorni il portacat. Ci sono pro e contro, ecco, perché ovviamente ogni volta devi essere bucato, ogni volta devi... Cioè, però
perlomeno col portacat mia mamma può condurre veramente una vita normale, per quanto possa essere normale. Se se la senti di andare in piscina, può andare in piscina, però deve stare attenta. Questo me l'ha detto l'oncologa. Può andare in palestra, fare camminate quando sta bene, ovviamente quando se la sente. E le ho chiesto anche un bel po' di cose burocratiche. Come si dice, se io appunto potevo richiedere, cioè se lei ovviamente poteva richiedere tramite il suo medico curante il certificato di riconoscimento di invalidità, e lei mi ha detto assolutamente sì, la puoi richiedere, e che io addirittura potrei richiedere la 104. Il punto è che io, essendo libera professione, non posso avere la 104, però papà sì, quindi oggi vado a fare tutte queste cose burocratiche qui. E perché devo portare tutta la documentazione il più dettagliato possibile al suo medico curante. E il giorno in cui lei ha fatto la prima visita oncologica, prima di andare a fare la visita oncologica, la senologa ha dato praticamente un foglio con sull'esenzione la 048 per il carcinoma appunto alla mammella. E siamo andati a farla subito. È una cosa abbastanza semplice, anche se non prenotate, andate alla ASL, insomma, della vostra città, e ve la fanno praticamente subito. Quindi mia mamma, per fortuna, non ha pagato praticamente mai le visite, la total body addirittura, che costava solo il ticket sui 500 euro e passa, ma secondo me da privati si arrivava anche a 1000 euro, non ha pagato niente. E anche insomma le iniezioni che deve fare dopo ogni ciclo di chemioterapia, che sono praticamente una sottocutanea di immunostimolanti. E l'oncologa ha detto appunto che le servirà per far sì che i suoi globuli bianchi non cadano a picco. Anche quel farmaco, vi giuro, ho visto il prezzo e ho detto Madonna santa, cioè prezzi assurdi, assurdi, però per fortuna appunto con il ticket davvero si paga proprio poco, 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 poco. Cioè paghi praticamente il ticket che costa 1 euro per un farmaco da quasi 1000 euro, quindi wow, cioè io veramente ad oggi mi rendo conto di quanto sia. Cioè, di quanto veramente sia fortunata, sia stata fortunata ad essere nata in Italia, perché probabilmente se, cioè, già a quest'ora, per esempio, banalmente, se fossimo andati nelle Filippine, no? Ad iniziare la cura, perché in realtà all'inizio mio papà voleva spedirla, appunto, voleva appunto mandarla nelle Filippine. Il punto è che sarebbe stato davvero un costo troppo elevato, e poi comunque l'avremmo dovuta seguire, cioè non è che potevamo mandarla lì da sola e starsene lì da sola, che poi non sarebbe mai stata da sola mia mamma, perché comunque i parenti li abbiamo là, ok? I miei genitori non hanno più i loro genitori, quindi mamma, papà, ma comunque sia, cioè il resto della famiglia c'è lì nelle Filippine, ma comunque sarebbe stato veramente un costo molto ma molto elevato, cioè lì veramente anche una flebo di fisiologica, cioè si paga, non sto scherzando, anche il materiale proprio per farsi la flebo si paga, e la sanità lì è privata, quindi per forza si paga, come in America, uguale, spiaccicato. E niente, quindi questo qui è stato tutto l'iter. Vi terrò aggiornati dal punto di vista burocratico su come funzionerà questa cosa, perché appunto oggi stesso vado dal medico curante e devo fare appunto questa sorta di certificato di riconoscimento richiesta di riconoscimento di invalidità, scusatemi, che tra l'altro ho scoperto che è a pagamento, costa almeno dal medico curante di mia mamma, perché ho parlato con la segretaria la settimana scorsa, mi ha detto che costa 130 euro. Dopo quello loro stileranno il tutto e invieranno la domanda automaticamente, insomma, per via telematica. E da lì in poi so che devo fare un passaggio con il patronato, con il CAF. Io so solo questo, su queste cose sono veramente molto ma molto ignorante, però sto cercando di cavarmela, perché appunto in realtà mia mamma fino a ieri stava bene. Ieri siamo andati a pranzo fuori per la festa della mamma, che era l'8 maggio, però verso sera non si è praticamente sentita bene, cioè, a parte che la mattina si era svegliata con capogiri forti, vabbè, la pipì rossa è normale, è normalissima, però adesso non la fa neanche più, quindi dura un giorno, da quello che ho capito. Però, cioè, dolori muscolari, ha sempre freddo, stanca, stitichezza, insomma,
Stanno iniziando ad aumentarle un pochettino tutti i vari, tutta la sintomatologia, ecco, che in realtà che appunto porta alla chemio, però in realtà l'oncologa già ci aveva detto tutto, quindi non è, per me non è nulla di nuovo, ovviamente per mia mamma si deve adeguare a questa situazione, ecco, ancora. Fra 15 giorni perderà totalmente i capelli, quindi voglio anche informarmi su questa cosa perché l'ospedale in realtà ci ha regalato una parrucca. Perché mia mamma non vuole mettere bande, bandane, fascio, cose del genere, lei vuole i capelli e penso che appunto chiamerò un centro che si chiama la Clinica della Parrucca che ho trovato a Milano. Se riesco la porto oggi stesso, vediamo un attimino, perché adesso stamattina sono ancora a casa, ma perché sto cercando di finire di fare appunto queste benedette lavatrici. E voglio cercare di fare il più possibile oggi proprio perché alla fine mi ero presa la giornata libera proprio perché mia madre avrebbe dovuto iniziare oggi la chemio, ma alla fine l'ha iniziata venerdì scorso. Non sarà un video di lacrime perché credetemi, di lacrime ne ho già versate parecchie, però in questo momento col fatto che mia mamma ha iniziato la chemio sto iniziando a razionalizzare il tutto. Quindi è perché all'inizio quando non hai certezza di quando inizi è terribile, cioè l'attesa è la cosa più terribile che ci possa essere, l'attesa di un referto istologico, l'attesa dell'attack total body per vedere se mia mamma, cioè anche quella per me è stata un'angoscia assurda perché poi abbiamo pensato ok adesso lei ha un tumore alla mammella, razionalizziamo questa cosa, però il fatto che comunque potesse avere metastasi, cioè il pensiero c'era, quindi insomma sono state settimane molto, ma molto, 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 molto difficili. Io devo veramente dire che dove si trova mia mamma, dove è seguita mia mamma, sono veramente, veramente, veramente bravi. Cioè, l'oncologa che c'è lì è, boh, non lo so, è tipo una manna dal cielo, cioè, veramente. Ma cos'altro dirvi, fanciulli? Nulla, sarà un percorso difficile. In questo momento la mia vita è tipo ribaltata, non so come dirvi, perché sapete, cioè nel senso, io ogni anno cerco di mettermi determinati paletti, di mettermi determinati obiettivi, no? Cioè io sono fissata, no, però comunque sono una anche che in generale lavora anche parecchio. In quest'ultimo periodo devo dire che effettivamente ho anche lavorato meno per stare dietro a questa cosa di mia mamma, però, cioè va bene così, non importa, a me non me ne frega niente, nel senso che quando succedono queste cose e ti succedono personalmente, ripeto, io parlo da figlia in questo momento, non sto parlando da infermiera, è diverso perché pensi a tante cose e quindi rivedi il tutto in maniera diversa, tutto, tutto quanto. Cioè, io personalmente questo è quello che sto provando in questo momento, come anche penso mio papà, perché comunque sia, abbiamo anche un modo totalmente diverso di razionalizzare le cose, di reagire, no, a quello che ci succede attorno. Io per certe cose sono molto emotiva, mio papà è per esempio uno che si tiene tutto dentro e poi scoppia, perché il giorno in cui mia mamma appunto ha dovuto fare il ricovero appunto in day hospital, mio papà mi ha scoppiato al telefono a piangere, cosa che non avevo mai sentito in vita mia, ma proprio zero. E insomma, non è un periodo semplice, ecco, assolutamente. Mi sento grata e mi sento fortunata ad avere comunque famiglia, amici vicino. Il mio compagno, che in questo momento è praticamente la mia roccia, perché vi giuro, cioè, non lo so. Ecco, mi ero ripromessa di non piangere e non piangerò, però in questi casi veramente capisco che, e spero, ecco, ovviamente, ma spero, e spero ovviamente che sia così, e ci credo fermamente che, come si dice, quando si è in una relazione dove veramente si è in sintonia, cioè anche in questi casi qui, no, che si capisce quanto poi quella persona ti ami realmente, quanto tu ami quella persona. Perché credetemi, no, non è scontato assolutamente. E io, cioè, sono veramente tanto, cioè, mi ritengo tanto, tanto, tanto fortunata. In questo momento sfortunato della mia vita e della nostra vita, comunque, nonostante tutto, mi sento appunto fortunata e grata, assolutamente. Avete visto? Non ho versato nessuna lacrima. La cosa più difficile in questo momento è ovviamente accettare la malattia, però probabilmente io questa fase
una piccola parte di me l'ha superata, mia mamma un po' meno, però insomma, siamo in ballo e si balla, si deve lottare, ecco. Non penso che esista un perché di quando accadono queste disgrazie, perché la prima cosa che ci si chiede, la prima cosa che si è chiesta a mia mamma, ma che io stessa mi sono fatta questa domanda, ho detto, ma perché a lei? Cioè, ma è veramente, cioè, pensandoci razionalmente, una domanda inutile, perché non penso che, cioè, la malattia quando arriva non bussa. Non bussa, dice, ehi, ciao! Sicuramente, no? E niente. Basta, mi sentivo appunto di raccontarvelo e ce l'ho fatta senza piangere. Mamma mia, come sono fiera di me. Vi aggiorno. A parte che dopo avervi fatto questo video, mi sento anche più serena io. Cioè, mi sento proprio anche un po' più libera, che magari se devo fare un vlog e mi capita di parlarne, non devo sempre omettere, cancellare pezzi di video, eccetera, quindi va bene così, ecco. Nulla. Non so cosa, veramente non so che cosa dire.